Castiglione delle Stiviere un nuovo sport si sta facendo strada, il pattinaggio sul ghiaccio. Lo stadio del ghiaccio, progettato dall'Accademia del Ghiaccio e sostenuto dall'amministrazione comunale, è stato costruito in tempi record. Lombardia, che è il comitato, è la regione più importante d'Italia per quanto riguarda il pattinaggio, soprattutto per la figura. Abbiamo solo 8 piste dove si pattina. In questo momento poi ce ne sono solo 3 che funzionano, perché le altre, visto il tempo, il caldo che c'è, non sono ancora riusciti ad aprire. Una nuova pista è già funzionante al giorno di oggi e è qualcosa di insperato per noi. Oltre a pattinaggio libero, questo inverno ci saranno interessanti iniziative, corsi per disabili e per le scuole, esibizioni e la possibilità di organizzare feste di compleanno. Castiglione delle Stiviere è un polo molto attento alle attività sportive e soprattutto alla crescita dei giovani attraverso ogni attività di carattere ludico e sportivo, attraverso il sociale, attraverso il confronto tra quello che è lo sport e la società. Lo sport del pattinaggio su ghiaccio è parte fondamentale delle attività sportive, perché unisce componente agonistica a componente tecnica e artistica di quello che è lo sport. Quindi l'esigenza nasce anche da questo, proporre sempre attività nuove per far sì che i giovani abbiano la possibilità di confrontarsi con attività sportive, i giovani e tutta la comunità. Lo stadio del ghiaccio, oggi già attivo e funzionante, verrà sostituito nel 2012 con una nuovissima struttura definitiva e permanente. Castiglione punta a diventare un polo degli sport su ghiaccio. Questa struttura provvisoria verrà nel 2012 sostituita con un vero e proprio palaghiaccio definitivo, permanente, completamente realizzato a spesa della società sportiva. Il comune non investirà un euro, questo è un bellissimo esempio di collaborazione pubblico-privato in un momento in cui i comuni si trovano con una minore capacità di spesa. Si va a instaurare una collaborazione con il privato in grado di attivare risorse e servizi. E quando è che sarà possibile graffiare il ghiaccio? Già dalla settimana prossima il palaghiaccio sarà fruibile a tutti, con corsi, apertura libera, nei fine settimana, durante tutti i giorni, con le scuole. Vi aspettiamo numerosissimi, tutti a pattinare.